Amici, noi siamo i giovani amici delle nostre televisioni, ovviamente, e andiamo ad iniziare un nuovo appuntamento in quel che è la trasmissione dedicata ai ragazzi, al futuro di questi ragazzi. Noi invogliamo questi giovani a diventare qualcuno in questa città, in questa regione, ovviamente invitandoli tramite la nostra trasmissione. Naturalmente vado a ringraziare Cristian Palaia, che oggi è il regista e naturalmente anche l'operatore di questa nostra puntata, ma ringrazio anche il nostro sponsor ufficiale, che è il nostro Pasquale Vecchio. Ci siamo a scuola, come stai? Io sto benissimo. Tutto bene, vedo che è in formissimo. Assolutamente, sono carico di carboidrati. Sarà il tuo prodotto allora. Penso di sì, può darsi. Ovviamente ci troviamo nel pastificio Piano Lupino di Lamezia Terme, facciamo visita a loro perché è una pasta solo per amore, è fatta solo per amore. Questo è lo slogan che trovate su tutte le confezioni della pasta Piano Lupino. I ragazzi oggi, come avete sentito prima Antonio, che era tra le altre cose l'imprenditore lametino, a soli 24 anni, possiede un bar, però molti giovani sono così, hanno paura, sono scettici riguardo al futuro, riguardo ad aprire delle attività. Però Pasquale Vescio, naturalmente pastificio Piano Lupino, ormai si sta diramando in quasi tutta l'Italia, possiamo dire così, questo nostro prodotto lametino. Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Tu hai iniziato, hai creduto in tutto questo, ci sei riuscito, è una realtà lametina. Allora, ho creduto prima cosa nel cuore. Quindi pasta solo per amore è una questione di sentimenti. Quando uno ha sentimento a fare qualcosa, parla con loro. Quando uno ha il sentimento a fare qualcosa, sicuramente qualcosa gli esce fuori. Certo. Perché se non ami quello che fai, non puoi avere futuro, non puoi creare un percorso, non puoi sicuramente diventare qualcuno. Perché se non hai il sentimento, considera che ti manca quella marcia che serve per poter arrivare ad un obiettivo. Certo. Allora, se non ami quello che fai, ti manca il parametro principale che serve per porsi degli obiettivi e realizzarli fino in fondo. Certo, Pasquale, però loro dicono abbiamo paura dello Stato italiano perché è uno di quelli che racchiude tassativamente tante cose che magari potrebbero essere evitate. No, magari noi davvero paghiamo troppe tasse. Tu come puoi invogliare questi ragazzi che non è così effettivamente? Non sono assolutamente d'accordo. Quando qualcuno si pone dei problemi, pone dei limiti e vuol dire che non è sicuro di quello che vuole intraprendere da fare. Io sono qua da 10 anni, pago le tasse, lavoro tutti i giorni, ci sono i problemi ma ci sono anche le soluzioni, per cui non bisogna avere paura. Cioè, chi fa l'imprenditore e decide di fare questa strada non deve avere paura, e se ha paura vuol dire che non è questo il mestiere giusto. Se uno ha paura può fare tante altre cose, ma non l'imprenditore. Perché giustamente nel discorso che stai facendo è come intanto iniziamo, io ho voglia di fare questo, iniziamo, poi tutto il resto verrà da solo, no? Anche così, sì, le cosiddette tasse. Allora, ci si mette in un percorso, ci si mette in un percorso che rappresenta una strada, poi in questa strada le opportunità faranno in modo tale che ci si trovano delle soluzioni per i problemi, quindi tu imposti una tipologia di lavoro che ti consente di pagare le tasse. Non è facile, chiaramente, non è facile, però chiaramente bisogna lottare, altrimenti se tu vuoi fare, se vuoi vincere facile come quella famosa pubblicità, non è questo il posto giusto. Giusto, ti piace vincere facile, ti piace fare soldi facili, è giusto. Vabbè, ma concentriamoci adesso sulla tua di attività, no? Ci facciamo una passeggiatina. Sì, andiamo. E vi facciamo vedere quello che effettivamente il nostro Pasquale prima parlava, perché non bisogna avere paura, ecco, sono delle attrezzature costosissime, ci sei riuscito Pasquale. Allora, raccontaci un po', ti do il microfono, raccontaci. Allora, guarda, il discorso è semplice, tutto quello che vedi qua dentro ha un costo in termini di sacrifici più che altro, perché gli investimenti poi si ripagano con il mercato, quindi chiaramente tu fai degli investimenti, fai delle produzioni e il mercato poi ti ripaga comprando quelle produzioni. Quello che costa di più è il sacrificio, stare qua dentro dalla mattina dalle 6 fino alle 9, 10 di sera, avere poco tempo per la famiglia, avere tutta una serie di limitazioni rispetto a chi fa un lavoro normale, che chiaramente nell'imprenditoria non è concesso avere. Ci sono tutta una serie di cose, ma ci sono ovviamente tantissime soddisfazioni. Veramente le soddisfazioni valgono molto di più rispetto ai sacrifici che vanno ad incontrarsi durante queste attività qua. E quindi quando ti metti a lavorare non pensi alla stanchezza, non pensi
al tempo che ti ruba il lavoro stesso. Però quando vai in giro e vedi la gente che compra i tuoi prodotti, chiaramente là il discorso è diverso. Io molto spesso sono dai miei clienti, vado nello scaffale a vedere come stanno le giacenze e poi vedo le persone che comprano. Io molto spesso non sanno che sono io quella persona lì di vicino, e i consumatori quando comprano dicono la pasta è buona, qua e là costa un po', però chiaramente è buona. E già il fatto che costa un po' però è buona vuol dire che hai raggiunto quel consumatore che nonostante il prezzo è diverso rispetto ai 33 centesimi, nonostante questo il consumatore compra, che vuol dire che vuole quel prodotto là, lo vuole portare a casa. Quindi Pasquale, è un prodotto costa di più perché viene lavorato diversamente. Il vostro fiore all'occhiello è qual è la tipologia di lavorazione che effettuate nel laboratorio? Allora, tutte le lavorazioni che avvengono in questo stabilimento sono di carattere artigianale, cioè quindi vengono prodotte con dei processi molto lenti, temperature basse, velocità basse. Tu devi immaginare che questo impianto qua lavora al 50% delle sue possibilità. Quindi potremmo produrre il doppio di quello che facciamo, però ne produciamo la metà. Questo perché la lentezza del lavoro prova a regalare sul prodotto una caratteristica differente. Cioè andare piano sicuramente porta una caratteristica di qualità maggiore sul prodotto finale. Tu devi immaginare che un prodotto come questo qua ad esempio è un pacchero, è trafilato al bronzo, ha una secrezione lenta a bassa temperatura e impiega 35 ore di lavorazione. Questo qua è un prodotto invece per appartiene alla linea tutti i giorni, è un prodotto che si mangia praticamente nelle famiglie tradizionali e impiega circa 28 ore di lavorazione per arrivare a compimento. Quindi siamo assolutamente distanti dalle produzioni industriali che impiegano 4 ore per arrivare dall'inizio alla fine. Perché quella poi è effettivamente una questione quantitativa più che altro, no? Da immettere sul mercato. Ma noi la particolarità, il dettaglio di questa pasta è proprio questo. Guardate, molte persone vedono una specie di bianco, cioè, si sta rovinando, invece no Pasqua, allora, spieghiamo che qua, significa. Questo qua è il risultato della trafilatura al bronzo, cioè questa porosità che tra le altre cose è tra le più alte rispetto agli altri concorrenti, è quella caratteristica con la quale il prodotto si lega poi agli abbinamenti di condimento. Quindi una superficie molto porosa trafilata al bronzo dà l'opportunità al condimento di attaccarsi molto con molta simbiosi rispetto al prodotto, e quindi hai un doppio legame con il piatto praticamente. Quindi tu riesci ad ottenere una superficie che lega tantissimo con qualsiasi condimento. Pasquale, praticamente in Calabria si usa tantissimo come piatto d'eccezione scilatelli, no? Ma quello è un altro tipo di pasta, tipo di lavorazione. Sì, allora, su quel tipo di formato là parliamo di formati regionali che noi tra le altre cose produciamo in collaborazione con altri stabilimenti calabresi che sono specializzati in quella parte là. E come naturalmente vi ha spiegato, insomma, sono effettivamente anche una pasta, possiamo dire anche in ambito locale, a livello locale, che parlavamo appunto dei scilatelli, però se volete pastificio Piano Lupino è anche adeguato in tutto questo qua. Pasquale, abbiamo detto tante ore di lavorazione, ma quanti ragazzi, quanti giovani, quante persone hai qui dentro? Allora, qua dentro in realtà lavorano le macchine, perché nonostante che si tratti di un'azienda artigianale, il livello tecnologico di queste macchine è all'avanguardia. Praticamente su una linea di produzione lavorano soltanto due persone, chiaramente, e riescono a praticamente realizzare tutta la produzione che serve richiesta dal mercato. Due persone che in realtà guardano le macchine che lavorano. Quindi il livello di sicurezza ambientale e il livello di sicurezza igienico-sanitaria di queste macchine qua è al massimo praticamente. Quindi su questo non ci sono dubbi, insomma le macchine fanno tutto quanto. Farina 000. Allora qua utilizziamo solo ed esclusivamente semola di grano duro della migliore qualità in assoluto, senza ombra di dubbio. Utilizziamo delle semole che danno il massimo dell'espressione di garanzia. Ogni lotto di semole impiegato in questo prodotto qua è tracciato ai massimi livelli, sappiamo esattamente quale agricoltore ha seminato e coltivato quel grano, quale mulino l'ha semolato e poi in quale pastificio va a finire. Tu immagina che in ogni confezione
c'è sia il lotto di produzione che praticamente realizza tutta la filiera, e poi abbiamo la data di confezionamento che molti scambiano per la data di scadenza. Che è una cosa assurda. Confezionamento è importante, allora, molto più della scadenza. Assolutamente, perché noi la mettiamo la data di confezionamento perché è necessario che i consumatori sappiano che è un prodotto freschissimo. Non andiamo mai oltre un mese al massimo di giacenza per i formati che proprio si vendono di meno, ma i formati che si vendono di più praticamente girano settimana per settimana. Quindi per esempio un rigatone, che è praticamente il formato più venduto in assoluto, riesce a essere in giacenza al massimo da una settimana. Quindi Pasquale, questi giorni vogliamo dire un incoraggiamento? Si devono dare da fare, non devono trovare scuse, non devono avere paura e devono trovare un motivo per fare quello che intendono fare, altrimenti non ci si riesce. Ed eccoci al centro della città di Lamezia Terme, in effetti facciamo vedere che siamo sotto la Madonnina, piazza Ardito di Lamezia, praticamente il cuore della nostra città. Nel cuore della nostra città ovviamente ci stanno anche i ragazzi. I ragazzi che noi, ovviamente i giovani che andiamo a cercare, perché la trasmissione è dedicata proprio a loro, ai giovani lametini, ma non solo. Ma perché lametini? Perché noi siamo di questa piazza e giustamente intervistiamo i ragazzi di questa piazza. Abbiamo Antonio questa mattina con noi. Buongiorno. Dove andiamo a fare qualche domanda, perché secondo la nostra trasmissione ha fatto davvero qualcosa di carino nella nostra città, no Antonio? E tu sei andato alla ricerca di questi ragazzi che magari avevano bisogno di intrattenersi durante il giorno con qualcosa. Certo. In molti lo fanno con i telefonini, molti lo fanno con la televisione, molti lo fanno andando in giro non sapendo che fare e magari creando qualcosa di non buono per loro stessi e per il futuro di questo paese, di questa città. Quindi a questo punto possiamo dire che sei stato un artista in questo, no? Racchiudere questi ragazzi in una palestra e farli diventare, dargli un obiettivo nella vita, che è quello di allenarsi e diventare campione, vero Antonio? Grazie, e ti ringrazio Raffaele per le tue belle parole spese nei miei confronti. Io cerco di dare sempre meglio di me stesso, sono una persona di chiesa, voglio dire, cerco di aiutare il prossimo, anche grazie al maestro Enzo Failli, mio maestro, perché è lui che io sto cercando di portare il lavoro. Grazie anche a Luigi, no? Sì, grazie a Luigi Nicotera, la professorina Ferraro, che si mettono a disposizione, vogliono bene pure a loro. Tra l'altro i ragazzi li intratteniamo lì dentro, poi gli facciamo fare pure esibizioni, match, sempre grazie al maestro Failli. Grazie pure a Daniele Miceli, campione di MMA, che a volte ci fa andare pure lì a provare, a riprovare. Ma a parte tutti i ringraziamenti che stai facendo, la cosa più bella, quella che abbiamo detto un attimo fa, è il fatto che questi ragazzi hanno una motivazione durante il giorno per uscire di casa. Certo, vado certo. In palestra, mi vado ad allenare, divento qualcuno, vero? Certo, qua lui si chiama Umberto Mastroianni. Quindi lui Umberto, si chiama Umberto è? Isabella Andrea. È Andrea, no? Diciamo Umberto e Andrea qui. Allora, Umberto è un viso conosciuto, sì. Un lametino doc. Sì. Allora Umberto, per quanto riguarda la scuola, sei andato? All'alberghiero. Com'è andato? Diciamo. Però ti piaceva fare il cuoco, lo chef? Sì, mi piaceva tanto andare in quella scuola. L'indirizzo che avevo preso io era per fare il cameriere. Per fare il cameriere, quindi per te era una passione fare il cameriere. Ti piaceva fare il cameriere oppure qualcuno ti aveva indirizzato? Aspetta, no, dobbiamo fare vedere questa. Aspetta, fermati. Fai vedere la chiave lì sopra. Io non ho capito, c'è le chiavi sul tetto della macchina, incredibile, ed era un bel mazzo di chiavi. Ok, abbiamo anche sistemato questa cosa. Allora, stavo dicendo che la tua passione era fare il cameriere, quindi. Sì. È una cosa molto bella, caro Antonio, devi sapere che servire Gesù è stato un servitore, lo sai, no? Sì. Ha servito noi. Sì. Quindi era una cosa bella da vedere. Però oltre a questo adesso stai facendo anche a palestra. Sì. Che cosa? Arti marziali. Che cosa hai scelto tu? Arti marziali. No, dico karate. MGA. Ah, MGA, quindi è facile per te, ti piace. È uno sport che devi avere passione e devi trovare anche gli insegnanti giusti, come ad esempio Antonio Giliberto. Grazie. Che in palestra ci sta aiutando molto e ci fa capire parecchie tecniche e spero che ci porterà a grandi livelli.
Antonio, oltre al... Ciao Enzo, Antonio, oltre... Vabbè, io ovviamente saluto anche le persone che giustamente salutano. E stavo dicendo, Antonio, oltre ad insegnarti così la tecnica degli arti marziali, no? Ovviamente ti dà anche un insegnamento nella vita quotidiana, no? Parlo anche l'altro, sì. Sì. Mi dice andate a studiare, andate in giro, non combinate guai. Vabbè, sì, lui ci dice sempre di uscire e divertirci, ma... Non è la giusta dose. Certamente. Senti, invece oltre a fare sport eccetera eccetera, insomma, hai qualche altra passione, tipo il calcio, che so, Sono anche appassionato di calcio. La Juventus, il Milan, la Vigor, la Lamezia. La Juventus. La Juventus, tutti i juventini, sono stragazzato. Io Napoli. Giustamente noi. E del Napoli. Anche se quest'anno stiamo andando un po' male. Perché purtroppo il presidente gli ha dimezzato gli stipendi. No, ma il calciatore ha fatto la vaccarella. questo è poco professionale. Nel senso che a me uno non mi pagano, allora per scoprire me ne vado da dimissione, ma allora che faccio la vaccarella. Nel suo modo comunque ha detto una cosa assolutamente giusta. A modo suo ha detto una cosa assolutamente giustissima, perché effettivamente io nel momento in cui insomma prendo un impegno bisogna mantenerlo fino in fondo, poi a prescindere come economicamente va. Certo. Allora arriva il secondo tempo, ragazzi. Allora le porto dal mio maestro, il maestro Enzo Failla, pure le faccio esibire là. Allora, per esempio, quando mi vede Enzo Failla, che dici? Niente. Siete bravi, avete un futuro davanti. Ci dice che abbiamo un futuro in avanti e ci aiuta a capire anche meglio le tecniche che ci spiega il nostro maestro. Numero uno. Cintura nera. Vabbè, certo. Allora, tu quanti anni hai? 17. 17 anni. Il tuo futuro sta nel diventare un professore, un maestro di karate, oppure ti piacerebbe fare ancora il cameriere, o magari vorresti fare qualche altra cosa quando sei più grande? Beh, io vorrei diventare maestro di arti marziali. Quindi aprirti una palestra. Sì. E racchiudere tanti giovani, vero? Sì. Senti, qual è stato però il regalo più bello che hai ricevuto nella vita? Il regalo più bello che ho ricevuto... Qualsiasi cosa, non deve essere per forza un oggetto. Penso anche il ritorno di un amico, la visione di un parente. Aver ritrovato a lui dopo un bel periodo. Allora, quanti anni sono passati che non lo vedevo? 5-6 anni. 5-6 anni, Antonio, si sono ritrovati. E là c'è cosa più bella. Là c'è il mio collega pure. Poi c'è un altro collega, dopo lo andiamo a sentire. Invece tu con questa chioma bionda, di il tuo nome intanto. Andrea. Allora, lui è Andrea, praticamente Andrea lo conosco da quando era piccolino, disegnatore, da quando andava sulle bici. Tutto potevo immaginare, ma tranne che andavi a fare, che so, lo sportivo. Invece ti piace. Sì. E tu fai? MGA. Ah, anche tu? Sì. Come va? E come va? Bene. A che punto sei? È un peso veloce. È un peso velocissimo. Un peso veloce che significa? Ha iniziato da poco. Niente. Un mesetto che è con noi. Però avremmo modo di valutarlo a lungo andare. Ma voglio dire in prospettiva. Sì, adesso mo li porto qualche giorno di questo a Palosport a Vibo, che collaboro pure là con le federazioni di Vibo. E in pratica poi lo farò vedere. Mo lunedì verranno due osservatori pure, due ingegneri. Senti, allora, quello che ti volevo chiedere giustamente è, oltre allo sport, ma loro hanno a che fare anche con la scuola. Sì, certo, mo sì, vanno a scuola e quando escono da scuola mangiano, bevono e dopo vengono da me. Adesso stai andando a scuola? Sì. Che scuola frequenti? Lipsia. Lipsia, quindi sei al secondo o terzo? Secondo. Secondo, quindi da grande poi vorresti fare cosa? Meccanico. Quindi meccanico d'auto? Sì. Quindi diventare un cosiddetto Mastro Andrea? Bella. bravo. Cioè, i capelli biondi. Guardate il Guerrero. Capello. Eddie Guerrero lo chiamiamo fare. Eddie Guerrero. Sei all'Eddie Guerrero. Però a te piacevano anche le bici, queste cose qua, vero? Sì. Hai mai fatto qualche corsa, gara? No. Ancora quindi non hanno gareggiato? Sì. Lui già ha fatto 4 match. Tu hai fatto 4 match? Sì. Come sono andati? Diciamo bene. 2 persi, 2 vinti? 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Di 2 vittorie, un pareggio, quindi sei nella media buona. Vabbè, sì. Tu invece quando la fai qualche gara? Appena sei pronto. Sì. Vabbè, giusto. Okay. Però io voglio dire un'altra cosa, gliela possiamo far dire, sì. E invece al ragazzino, come siete? Fidanzatino. Abbastanza. Perché poi bene. Lui è un bel ragazzo, no? Certo. Sono messo abbastanza bene. Cosa ragino, sì. Chiamo. Chatta, no? Chatti con le ragazze. Tu invece? Biondo, occhi azzurri. Biondo. Generalmente il sogno delle ragazze è avere un fidanzato biondo con gli occhi azzurri, no?
Niente. Niente? Niente. Non ce ne sono. No. Niente. Biondo, va. Anche lui c'ha un ciuffo biondo. Ma bisogna dire che però il ciuffo lo tagli, altrimenti ce l'avresti. Sì, no? Sì, ce l'ho. Me lo faccio io per motivi di stare tranquillo. Personale. Sì, sì, stai tranquillo. Senti Antonio, allora per chiudere questa intervista, sì. Noi quello che ti chiediamo è, tu fai una cosa molto carina, no? Grazie, vai a trovare questi ragazzi che magari hanno bisogno di, non dico di uno sfogo, di affetto pure, però magari di stare insieme, no? Avere come qualcuno vicino. Come gli faccio da guida spirituale, insomma. Sei una guida. Gli do le direttive giuste. Gli dai le giuste direttive, penso, per non prendere strade diverse, magari, no? Io tratto tutti come figli. Per te sono tutti figlioli. Non lo facciamo. Fai una cosa bellissima, lo grazie sai. Tanto, no? Grazie tanto. Io sono devoto a Sant'Antonio, ci tengo a dirlo. Sei devoto a Sant'Antonio. Quindi io lo faccio per portarle avanti. Io do solo buoni consigli. Non, solo buoni consigli. Non lo faccio per il Non trovi quindi difficoltà in questo, no? No, no, cerco di mettermi nei loro panni, entrargli nel cervello, che non è facile, comunque. Senti Antonio, a te chi ha detto di fare una cosa del genere? È un'iniziativa tua, vieni pagato oppure lo fai con il cuore? Allora, vi ripeto, sono allievo del maestro Faile, sto cercando di portare il lavoro avanti, in pratica poi la lavorazione delle fisiodinamiche pure per arricchire. Quindi se un ragazzo del genere, che magari tu ancora non hai captato, non hai trovato, vorrebbe, che so, far parte di questa squadra, che deve fare? Un colpo di telefono, mi contatti e può venire. Allora contattate ad Antonio 33 328 25 86 133. Quindi tu quale disciplina potresti? Un po' di tutto, mi vengono che la pesca è bella grande, la voglio di pesce. Calcio, pugilato. No, solo arti marziali. Solo arti marziali. Chi ama fare questo tipo di sport? Difesa personale. Potete... MGA. Voi dovete... Però io, Cristi, la posso dire questa cosa? Certo. Io faccio anche partecipare i cameraman, no? Abbiamo una bella grande sala lì dentro, facciamo pure... Però volevo dire una cosa. Voi dovete sapere che lui, diciamo... Per far capire alle persone, i tuoi titoli a livello di arti marziali, quali sono? Sono diplomato di... Ho capito, sei maestro di judo, che sei? MGA, metodo... MGA, quindi è un metodo per autodifesa. Certo. Va bene? Voi dovete sapere. Jiu-jitsu, tecnico FD, difesa personale. Lui è un maestro di tutte queste cose. Però dovete sapere che è il ragazzo più buono del mondo, in qualunque situazione lui non farebbe male, non alzerebbe un dito, vero? Purtroppo non posso. Ma perché accadono queste cose? Le persone più buone poi alla fine sono dei campioni di pugilato, campioni di karate. Perché la nostra professione è questa, che punto primo il giudice ci... No, ma tu non faresti mai del male a nessuno. Purtroppo. Anche in casi di necessità. Purtroppo nella vita precedente, quando facevo il buttafuori, i segni sono rimasti, le coltellate, vedi qua. L'hanno presa a coltellate. Ho gareggiato a Napoli, a Salerno, a Palinuro, a Bari, Gioia del Colle, a Brindisi. Però sei troppo buono. Ho gareggiato dappertutto, diciamo. Quanti figli hai adesso? Ce n'ho tre, uno di 17, uno di 14 e uno di 10. E i tuoi di figli? Uno fa kickboxing, l'altro fa calcio e l'altro fa canto. Quindi impegnate i vostri ragazzi a fare qualcosa di concreto nella vita, perché è importante questo, vero Andrea? Sì. Tu invece guarda la telecamera, perché non devi guardare me, ma la telecamera... Mi raccomando, a scuola. Niente. E devi velocemente imparare questo quello che hai scelto, insomma. Come si chiama la sua disciplina? MGA, metodo globale autodifesa. Arti marziali. Io non sapevo che si chiamava MGA, vero? Sì. Lui è stile Rocky Balboa, fallo vedere. È giacca a vento, c'ha due cappelli, non uno. Sì. Capito? Stile Rocky Balboa. Adriana ce l'ho fatta. L'hai mai visto quel film, sì? No. Dovete guardare questi film, perché insomma poi vincita, no? È vero? Sì, volevo fare pure un grande ringraziamento agli insegnanti Luigi Nicota e Lina Ferraro, che si mettono sempre a disposizione. Pure loro vogliono bene i ragazzi, li trattano come figli. Attenzione che il signor Demetrio Russo, giornalista lamentino, alla quale ha dedicato un sacco di tempo alla Vigor, vero? Quanto tempo ha dedicato alla Vigor? Ragazzi, lui è uno sportivo come voi, quindi giustamente vogliamo fare questa domanda. Lo facciamo sapere a questi ragazzi, quanto tempo ha dedicato agli articoli della Vigor Lamezia? 45 anni. 45 anni di articoli sulla Vigor Lamezia, quindi ne ha viste come si sono dire, di tutti i colori. Di tutti i colori. E oggi com'è la situazione? No, io mi sono, diciamo,
allontanato dal tifo della Vigor anche per la fine che ha fatto, diciamo. Io l'ho lasciato in Serie C2, ma poi l'ho dovuto lasciare perché per banca sono stato mandato in missione in Sicilia, con Monte dei Paschi, e quindi c'è stata l'interruzione. Poi riprendere è un po' difficile, in qualsiasi cosa, riprendere un'altra volta è un po'... Però diciamo che è stato la firma storica della nostra squadra di calcio. E una volta si riempivano... Tra l'altro vi dico pure una cosa, che io, bontà loro della Gazzetta, col grande amministratore Gianni Morganti, che prima era a Catanzaro, voleva che andasse con lui a Messina. E io ho detto, scusami Gianni, io sono in banca, tu quanto mi dai se vengo a fare il giornalista professionista? Dici 25.000 e io ne prendo 35, sono a casa mia. Però lui mi voleva talmente bene che mi mandava a fare con Mimmo Rocchira, il fotografo, a fare l'inviato, però con un nome, io mi chiamo Umberto D'Amore per loro, ho fatto diversi servizi, siamo andati a Bari, a Crotone, certo, andavo a... Comunque queste cose funzionavano, no? Anche cambiando la cerca funzionava. Oggi è diverso perché la tecnologia è molto più avanti, quindi non si sa davvero chi rappresenta una società o magari dei colori. Io prima stavo intervistando questi ragazzi che fanno sport, abbiamo detto che è importante per i giovani fare sport, cosa possiamo dire a questi ragazzi? Ah, sicuramente, è una parte importante della vita fare dello sport a tutti i livelli. E diverse manifestazioni, non è che solo magari il calcio oppure ginnastica. Sì, loro fanno praticamente una disciplina per autodifesa. Comunque sempre. Siamo Filtricam, Raffaele. Siamo Filtricam. Filtricam. Che sarebbe? Federazione Italiana. Judo, karate, lotta, arte marziale. Quindi a prescindere dal titolo è sempre comunque buono fare sport, perché lei è stato uno che ha seguito tantissimo. Adesso io ho seguito pure parecchi campionati di box a San Banco d'Aquino, ne hanno fatto davvero anche un campionato mondiale, cioè sì, hanno fatto. Sì, sì. E per la verità mi sono dedicato a tutto, ho pure organizzato giri ciclistici, gare ciclistiche di dilettanti. Lo sappiamo, è stato uno. Sono stato uno molto attivo, attivo, diciamo, dal punto di vista organizzativo. Poi sul piano pratico ho giocato pochissimo, per la verità. Però lo ricordiamo poi quando giocavate, c'è scritto da qualche parte. Sì, sì. Vabbè, sì, adesso sì. Di cosa si occupa? Si goda la pensione? Io ho scritto due libri, però noto sullo sport. Allora, uno si chiama Fiori Misti, e tratta di uno di Belle che è morto in guerra, durante la guerra dei prigionieri in Germania, e uno di Lamezia. E poi l'altro invece, dove c'è in prima pagina la fotografia di Mimmo Mogne, quello è il filo conduttore, l'umorismo. Allora lì io ho trattato un sacco di personaggi di Nicastro. L'ho letto. Ah, quello lì, esatto. L'ho letto, che poi alla fine è la cosa più... Ma poi Mimmo Mogne alla fine era un personaggio alla quale gli è stato dato questo nome, no? Sì, per come pronunciava... Esatto, va bene, io vi ringrazio di questa ospitalità. Grazie, un saluto. Grazie, coraggio, e viva la Vigor. Parla della voce. C'è il musicista. Raffaele, c'è il musicista. Grazie, me l'hai fatto vedere. Guardate in che situazione ci troviamo alla Lamezia Terme. Abbiamo anche gente che va in giro con la cassa attaccata alle spalle. Va bene, ragazzi, allora a questo punto io faccio salutare i due grandi personaggi sportivi e soprattutto i giovani, insomma, che vi appresterete ad avere un futuro diverso da quello che state vivendo adesso. Io quindi vi faccio un in bocca al lupo. Grazie. Crepi si dice. Crepi il lupo, è vero? Grazie. La bicicletta dove ce l'hai? È rotta, questa andava davanti a casa mia con la bici, faceva una caciara. Però sempre persone squisite e davvero divertenti anche da guardare. Grazie ragazzi, bocca al lupo, quindi come dicevo prima, ma grazie soprattutto a te. Troppo. Cerco di dare il meglio di me stesso. Finché potresti ritirare anche quel ragazzo? Sì. No, te lo potresti portare dietro in palestra. A chi? Quello di quella cassa? Quello è un caso disperato. Quindi,
davvero tantissimo, ma davvero tantissima fortuna voglio dedicare ad Antonio, che va in giro, procaccia praticamente, se possiamo usare questo termine, questi ragazzi che magari hanno bisogno anche di un diversivo. Tu hai bisogno di un diversivo? No, no, io no. Stai bene così? Sì, benissimo. Antonio, lui un altro, Domenico diceva, un altro Domenico, lui diciamo è nel nostro mondo da una vita, ha lavorato con noi tantissimo tempo, vero Domenico? Sì, sì. Ricordi quanti volantini hai messo? Sì, una vita. Quanti manifesti hai attaccato? Con rispoli nella vita. C'è un solo difetto lui, è interista. Ti dovresti vergognare di essere juventino. Allora, ma è il loro motto questo. È vero, noi compriamo gli altri, vero? Giusto, giusto. Non sanno che dire, dice. Voi comprate gli altri, noi abbiamo il tripletto. Ciao Domenico. Ciao, la bellezza della tifoseria è questa. Ciao, caro mio. Ci divertiamo così. E come dicevamo prima, dopo il nostro amico Domenico che ha voluto esternare il suo Forza Inter, perché insomma ha fatto 3-4 giri della nostra Madonnina per poter dire questa cosa in televisione, glielo abbiamo fatto dire, ma anche il calcio è importante come sport. Ah, no? Sì, certo, questo il calcio qua a Lamezia come squadra lascia un po' desiderare. Lascia un po' desiderare, però non c'è un precedente come mette con questa squadra. Li abbiamo avuti, però li abbiamo avuti. I grandi abbiamo avuti e dicono che c'è un altro adesso. Vediamo se. Ma non si sa se. La verità ancora. C'è un futuro buono. Esatto, e non sappiamo se è vero tutto quello che dicono. Però lei fa qualcosa di importante, no? Sì, io lavoro. Insieme ad Antonio. Del mio staff. Esatto, lui fa parte del tuo staff. È il numero uno degli imprenditori edili di Lamettini. Allora, numero uno degli imprenditori edili Lamettini, però si dedica anche. Mi dedico pure a arti marziali. Arti marziali. La fisiodinamica. E ragazzi, come rispondono? Rispondo molto bene, molto bene. Lei come fa ad unire il lavoro con la palestra? È durante i giorni più o meno festivi. Quindi gli vai a dare una mano. Di sabato e di domenica gli do. Invece a livello edile come siamo messi? Ma c'è poco lavoro. C'è poco lavoro, poi quello poco lavoro che c'è non c'è soldi che. Non viene pagato non bene. Viene questo pagato è un altro bene. Punto nero della nostra Calabria del sud. Perché è proprio incredibile. Zero. Ancora zero. C'è la mentalità, poi ti pago. Poi ti pago, bravo, così. Poi passa. È una cosa assolutamente ingiusta, perché nel momento in cui uno fa un lavoro deve essere pagato. È vero. Sì, però io sto a dire che comunque fai una cosa importantissima aiutando Antonio, con questi ragazzi che sono. Che futuro vogliamo dare? Di fare i muratori, di fare l'edilizia, di studiare, cosa possiamo dire? Ma secondo me è meglio studiare, come hanno la giornata tutta impegnativa sullo studio. Però voglio dire, qualcuno deve pur farle le case, no? Eh sì, ma purtroppo l'edilizia, come si dice, qua a Lamezia, vabbè, non funziona. Lamezia. Al sud. Al sud è proprio, non funziona bene. Bene. Perché come dicevi prima, nel momento in cui viene svolto un lavoro poi non si è retribuiti per bene. Bravo, non c'è più. Lui mi sta costruendo una bella struttura dove poi farò combattere i ragazzi a Vibo Marino, e lui è l'artefice dei lavori, veramente come Giotto. Quindi vedete come si dedicano davvero a 360 gradi con questi ragazzi, addirittura stanno creando anche diciamo una specie di palestra per poter poi inserire questi ragazzi. Un anno di lavoro e poi adesso ci siamo fermati perché sempre. E chi è che paga questi lavori? Come si chiama? Un dottore, un barone di là che di Vibo. Ci ho dato come comodo d'uso, comunque non ci sono problemi. Quindi vi ha dato uno stabile in comodo d'uso, poi adesso voi lo state mettendo a posto. No, dovuto fermare. Non vuole soldi. Diciamo, siamo soci. Siamo 5 soci. Ma la tua attività non è però a scopo di lucro, vero? Non devi guadagnarci con gli esercizi in palestra, no? No, solo. Lo fai con piacere. Lo faccio con piacere con il mio amico Antonio Ciliberti. Ragazzi, allora chiamate Antonio Ciliberti, chiamate questi ragazzi se avete un personaggio, se avete appunto un ragazzo che magari gli volete far dedicare. Lui è Mastro Franco Cevolo, perché non lo sapesse, fa gli lavori pure di. Mastro Ciccio. Mastro Ciccio. Fa gli lavori. Mastro Ciccio Cevolo. Ha lavorato a Bolzano. Lo conoscono così, è vero. È vero. Mastro Ciccio conosco.
ha lavorato a Bolzano, a Milano, in Australia. Non ha lavorato, Bolzano è stata costruita dai calabresi. È stata costruita da me. Se qualcuno vuole fare qualche lavoro, contatti pure lui. Il numero è? A disposizione. Il numero, tu quant'è? 340 156 22 28. Quindi aiutiamo questi ragazzi, perché si danno davvero da fare per la nostra città, ma non solo per la nostra città, soprattutto per questi ragazzi. Grazie, voglio. Grazie a voi. Grazie, buona grazie, giornata. Grazie, grazie. Raffaele, grazie di tutto. Grazie davvero, va bene. Grazie. Bene, allora adesso andiamo a beccare i ragazzi, come dico sempre, andiamo! Amici, noi siamo i giovani, adesso siamo come dicevo prima, al centro della città di Lamezia Terme di Castro, per essere presi. Guardate i ragazzi che fanno la foto, una splendida. Vieni qua, perché stiamo facendo noi una ripresa riguardo la piscina del centro città, che dovrebbe essere l'acqua cristallina. Invece voi giovani cosa pensate di questa cosa? Ah, io penso che sia una vergogna, perché qui non abbiamo avuto mai nulla di buono. Per una volta che cercano di fare qualcosa di carino anche per i bambini, la riducono in questo stato. Cioè, ma secondo te la colpa di chi è? La colpa è dei bambini, perché ci buttano le cose, e anche degli adulti, perché non gli dicono nulla. E certamente, perché lui ha detto una cosa giustissima, perché dovrebbero essere le persone che sta al di sopra del bambino e non butta. Ma secondo te questa è opera dei bambini? No, è anche opera degli adulti questa. Certamente, perché non credo che un bambino si trova in mano dei volantini. Dei volantini per i politici e li butta così a caso nell'acqua. Non penso. No, quindi no. C'è davvero. Quindi se tu dovessi essere il primo cittadino di questa città, come gestiresti questa cosa? Come cittadino comune, personalmente prenderei io qualcosa per pulire, anche perché è una cosa che mi riguarda, anche perché è nella mia città. Certo. Cioè io non posso essere nullo a qualcosa che mi riguarda. Non so se state sentendo. Tu quanti anni hai? 17 anni, fare un ragionamento del genere, davvero si vede che ci tiene alla città. Tu studi? Sì. Cosa? Indirizzo sale e vendita. Quindi da grande vorresti fare cosa? Hai un'idea? Sì, barman, e poi voglio andare all'università. Un barman a lavorare così in un bar, oppure avere tu un'azienda? Avere io. Certamente. Un'azienda mia. Quindi magari tutta per te. Ci credi in questo periodo, sì? No, non ci credo più. Non dobbiamo dare questo esempio ai giovani, no? Lo Stato italiano, quindi tu diffidi di questa cosa. Sì, mi hanno fatto diffidare molto di questa cosa, mi hanno fatto proprio perdere la credibilità. Quindi se tu dovessi andare in banca per chiedere 60.000 euro per poter avviare la tua attività, non lo faresti? No. Quindi penseresti che potrebbero sorgere poi dei problemi? Sì, molti problemi. Però a te piace farlo? Sì, piace. E quindi non è che tu devi cancellare un sogno solo perché magari pensi che il nostro Stato non ti aiuta, visto anche le piccolezze, no? Sì. Perché tu dici, partendo da qua... Partendo da qua... Si può arrivare anche peggio. Sì, si può arrivare anche peggio. Ecco, questo è quello che pensano i giovani sul futuro. Io ti ringrazio. No, grazie a te. Grazie a te che hai espresso il tuo parere su questa cosa. Grazie. Grazie. Il nome ce lo vuoi dire? No? Gianmarco. Gianmarco, grazie Gianmarco. Grazie a lei. Alla prossima, grazie. Ciao. Grazie. Ma noi andiamo avanti. Io stavo vedendo uno molto incuriosito. Vabbè, la sua curiosità mi incuriosisce. No, ma la sua curiosità mi incuriosisce. No, ma a me. Perché era curioso di cosa? Della piscina? No, non era curioso. Ma è giusto che la tengono così? È giusto che ne so io se è giusto, no? Ma secondo il suo parere non è che si può offendere la gente, anche se uno, perché ognuno è un certo, ma esprime un parere, non è offendere la persona. Ma esprimere un parere, no? Allora cominciamo dal cittadino, sto stronzo qua dietro sui cartelli qua dentro. Cominciamo di questo, no? Questa ha ragione, su questo ha ragione. E poi andiamo a vedere il resto, perché un comune magari ancora. Un sindaco non è che si è insediato bene, però qualche cosa potrebbe cominciare a fare. No? Però lo possiamo dire al sindaco, no? Che non è una situazione normale questa. Vabbè, però non è che ci può dare la colpa allo sindaco. No, assolutamente no. Non è che ci ha gettato i carti. Certo. Un sindaco può magari dare il suo, no? Certamente. Grazie per aver espresso, vabbè, ognuno dice la sua, perché non è una bella cosa far vedere tutto questo, perché poi vedete i bambini comunque li portano, no? I bambini vengono portati a guardare questa cosa, ma io credo che il termine esatto per descrivere questa situazione è uno scempio, quello che stiamo vedendo. Bene, noi adesso andiamo avanti, scendiamo per le vie della nostra città, come dico sempre, amore!
Amici, come dicevamo, noi stiamo facendo il giro della nostra città e stanno succedendo tante innovazioni, poi no, tra le altre cose nella nostra città, la Lamezia Terme, le innovazioni che riguarda davvero tutto. Abbiamo l'ingegnere Alessandro Vescio, ti voglio fare una domanda, ingegnere Alessandro Vescio, lui si occupa di una problematica nella nostra città che in questo periodo sta davvero espandendosi, se possiamo usare questo termine, a macchia d'olio, no? Insomma, stiamo raggiungendo tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la raccolta indifferenziata, però molti qua si lamentano che non funziona bene, che significa? Allora, significa che non sono poco formati in quanto alla raccolta differenziata. Funziona bene, abbiamo degli impianti a Lamezia che lavorano bene, con serietà e capacità, e quindi di conseguenza non è vero che tutto quello che si raccoglie va a finire in discarica, bensì va a finire negli impianti che viene portato al riciclo. Quindi tutto quello che dite in giro, no, la raccolta non viene fatta, oggi non sono passati, sono più che altro magari... diciamo, è un fatto di frustrazione, no? Dello stesso cittadino, perché vorrebbe fare come ha sempre fatto, bustoni, buttarli nei bidoncioni, se possiamo dire così, ma in realtà sta tutto funzionando bene, no? Non c'è nulla di anomalo se le persone si comportano normalmente per come a loro è stato insegnato a fare, no? Certo, basta avere un minimo di responsabilità nelle persone. Anche credibilità in quello che si fa, no? Sì, certo. L'importante è riuscire a fare un minimo di pazienza, di cambio di mentalità e cercare di fare la raccolta differenziata nel miglior modo possibile. Alessandro, noi sappiamo tantissimo che lei va in giro per i vari posti istituzionali della città, proprio per raccontare, per raccomandare, ma soprattutto per istruire chi fa questa cosa, no? Quindi a che punto siamo? Come siamo messi in città? No, adesso nel 3 febbraio penso si attiverà la zona centro di Lamezia e così andiamo a coprire una zona che è nevralgica per la città, perché la zona centro è quella che attualmente è scoperta, e quindi vedremo tolti anche i cassoni 1100 che non sono bellissimi a livello di decoro urbano, quindi adesso ci addentriamo nel centro e quindi si migliorerà sicuramente la situazione. Certamente, perché molti si lamentano di questi bidoncioni, però lui... Ho usato un termine prima, 1100 significa qualcosa, parliamo dei bidoni giganti che vedevate prima in giro, che ancora sono al centro, e molte persone si lamentano, la spazzatura al centro città non è bello, ma nel momento in cui si fa si deve fare pure in un certo modo. Certo, verranno fatti sempre sono stati coinvolti i condomini per la consegna dei bidoni un po' più grandi per i condomini, e i cittadini verranno consegnati dei mastelli con dei tag RFID che servirà per premiare i cittadini più virtuosi che fanno una buona raccolta differenziata. Perché dovete sapere che questi secchielli, i mastelli che voi usate, sono forniti di tag, praticamente è un dispositivo alla quale, insomma, lo stesso comune, la stessa azienda ci può tenere sotto controllo in quello che facciamo, e chi lo fa bene verrà premiato, vero? Certo. RD Web. Sì, è un sistema che permette attraverso una raccolta punti di avere una premialità poi negli esercizi commerciali. Speriamo anche che alcuni esercizi commerciali aderiscano all'iniziativa, perché mi pare che la cosa è tutta gratuita. Benissimo, vogliamo dare l'indirizzo email? Sì, l'indirizzo internet. www.rdweb.com. Alessandro Vescio, lo sono già. Grazie, alla prossima. Noi adesso scendiamo per la nostra per il nostro corso di Giovanni Conte, la nostra città. Che è successo prima, Cristian? Niente. I carabinieri a palla, pensavano che volevano qualcuno. Ma queste cose succedono. Bene, poi ci sono i ragazzi, no? Qua abbiamo Antonio, che lui vorrebbe diventare. No, Antonio, non devi scappare, ti devo fare una domanda. Io devo portarlo in una nota trasmissione televisiva italiana che voi, come tronista, lui è... No, Massimo, vieni qua, Massimo. Però tu come tronista, Massimo, vieni qua, ma ti devo dire una cosa, che sei in dieta, non è che lo devi mangiare il microfono, tranquillo. Però Antonio lo vogliamo fare bene. No. Antonio, è vero che tu nella vita vuoi fare... Che vuoi fare? Niente. Vabbè, no, però insomma, io dicevo,
a lui, devo farlo? Così, inserire Ciao Pascoluzzo in una trasmissione che si chiama Uomini e Donne. Il grande fratello. No, perché il grande fratello Uomini e Donne come protagonista non va bene. Troppo pagliacciato. Sì, questo è vero. Business. Ma secondo te perché c'è quella pagliacciata di te? Perché per soldi. Certo, c'è tutto un business collegato a... Certo, è vero, tutto è un business collegato al lucro alla fine per fare soldi. Senti, tanto, ma tu la fidanzata... No, non mi esprimo. Niente, no, come. Va bene, grazie Cristian, grazie a te. Facciamo un po' di pubblicità al bar. Sì, facciamo vedere il bar Elite. Ciao. Pubblicità al bar che è suo. È importante. È suo. Facciamolo vedere. Facciamo vedere la signorina del bar, guardate, vieni. Vieni signorina, dobbiamo dire una domanda sul caffè, venga. Allora, intanto come si chiama lei? Eleonora, ma quanti caffè consuma il lametino? Tanti. Quindi la mattina lei fa un sacco tanti, di caffè? Ormai gli italiani la prima cosa che fanno al mattino è fare colazione al bar. Però sai, io ho offerto un caffè a un ragazzo che arrivava dalla Polonia. Sì. Era innamoratissimo del caffè italiano, che c'è di diverso? Siamo noi italiani che lo sappiamo fare in maniera diversa. Lo facciamo in maniera... Non è il caffè, ma siamo noi italiani che sappiamo fare il caffè. Noi italiani lo facciamo in modo diverso, migliore degli altri. Tutto facciamo di maniera tutta diversa. La cucina non si discute. Assolutamente. Sei impegnata tutto il giorno qui dentro? No, solo la mattina. Solo la mattina, quindi hai tutto il tempo per poter fare anche le tue cose. Certo, assolutamente sì. Una trasmissione dedicata ai ragazzi, alle ragazze e ai giovani, no? Insomma, cosa possiamo dire sul fatto di andare e guadagnarsi la pagnotta? Che... Tu da quando hai cominciato? Quanti anni avevi? Io ho fatto la scuola alberghiera, quindi è il mio campo questo. E oggi tantissimi fanno la scuola alberghiera, no? Sì, assolutamente sì. Che comprende far barman e tante altre cose. Tante altre cose, certo. Tu hai scelto? Io cucina. Hai scelto cucina? Sì. Quindi sarai una brava cuoca. Assolutamente sì. Ragazzi, che aspettate? Sono da sposare, quindi. Sposare? Vabbè, vieni qua. Cristian! Guarda che mi sta guarda mostrando. Questo, guarda che cosa. Questo, ecco. Che cosa mi sta. Io sono il presidente dell'Inter Club Migliuso. Scusami, lo so, ma. Vabbè. E lei la. No, noi quello che vogliamo capire è che fa con questo. Sono i cofanetti da dare a ogni socio. Ah, quindi regalati. L'Interclub di San Pietro Apostolo invece. No, è una parola, però ce la deve dire. Che sono? Sono i kit dell'Interclub 19-20. Allora, però vi dico sinceramente che non bisogna pagare. Come? Non bisogna pagare. Assolutamente no, c'è la quota attiva e poi ci sono in omaggio. La quota quant'è? 15 euro? Quant'è, se non sbaglio, 30. Ah, il doppio, allora se lo pagano. Sì, se lo pagano. Va bene, io volevo leggo. Va bene. Vi saluto, arrivederci. Grazie. Stavamo dicendo quindi che ha fatto questa scelta, quindi il barman, cioè, bar girl, se possiamo sì, dire sì, certo. E non magari in cucina. Sì. La verità, una scelta oppure necessità? No, è stata una scelta per una questione di orari, in quanto avendo famiglia non è... Bimbi? Due, oggi quindi... è il compleanno di mia figlia. Oh, facciamolo questa. Come si chiama? Maria Grazia. Auguri, Maria Grazia, quanti sono? 12. 12 anni, 12. Pensavo che avevi te 12 anni. Grazie. Prego, è un complimento poi questo qua alla fine. Vabbè, però dicevo, come abbiamo detto prima... Cosa possiamo dire a questi giovani in giro? Cioè... Studiate tanto, possiamo dire a questi perché giovani. Lo studio poi perché porta. Lo studio poi porta ad avere un posto di lavoro fisso, un posto di lavoro che ad oggi purtroppo viene sempre meno. Ecco, dicendo a mia figlia... Perché il lavoro nobilita l'uomo. Il lavoro nobilita l'uomo, poi il proseguo lo lasciamo lo stare perché... Lo lasciamo perdere, però è così. Perché uomo e donna, uomo come... Uomo inteso come persona. Come persona, grande da me. Quindi dico anche a mia figlia, che studia tanto, alla media del 9. Bravissimo. Non ti disperare, perché dice quanto studio bisogna fare. Un giorno sicuramente tutto questo sacrificio avrà... Il risultato. È quello che diciamo sempre. Infatti Antò, non lo dire perché già cerchiamo 14 anni vorrebbe andare via. No, assolutamente. Invece devono restare qui e cercare di far crescere il sud. Assolutamente di questo parere, rimanete qua in Calabria. Certo, perché assolutamente. Dobbiamo precisare che le istituzioni oggigiorno non garantiscono un lavoro ai giovani. Esatto, le istituzioni lo intende lo Stato.
lo Stato non garantisce il lavoro ai giovani, però lo studio sì. La pressione fiscale anche è elevata, non permette ai giovani imprenditori di avviare attività. Già solo a pensare alla burocrazia italiana, un giovane emigra, solo a pensare alla pressione fiscale che oggigiorno è tra le più elevate in Europa, anzi quella italiana è la più elevata in Europa. Quelli che lo stanno ascoltando, che stanno al di sopra di noi, dovete sapere che Antonio di quanti anni ha? Io 24. 24 anni e già pensa alla pressione fiscale che lo... La burocrazia italiana. La burocrazia, quindi non è un buon biglietto da visita per i giovani, no? Ma noi già pensiamo, no, che abbiamo circa 630 deputati e 315 senatori, l'America in tutto ne ha 700, quindi già l'America sono 52 stati, noi siamo uno stato che... Siamo una piccola regione dell'America. No? Noi siamo nemmeno una piccola regione dell'America. E quindi abbiamo più politici. Però il budget per i politici è superiore a quello degli americani. L'americana è una potenza mondiale. Cioè, quindi tu, ascoltando ad Antonio, cosa diresti ai tuoi figli? Andate via? No, assolutamente no. No. Io sono per... Non andiamo via, perché non andiamo via? Io sono lo assolutamente... Lo Stato questo non lo deve permettere, quindi ci deve aiutare, ci deve sostenere attraverso progetti, attraverso fondi, ci deve soprattutto incoraggiare quello che manca. Lo Stato non... E non scoraggiare. E non scoraggiare, perché lo Stato deve essere protagonista con noi, non deve essere l'antagonista dei giovani. Oppure dei giovani può far frutto, tesoro, no? Dice, certo. Cominciamo con i giovani a progredire. Certo, lo Stato infatti deve essere protagonista con noi, non antagonista dei giovani, perché lo Stato pensano soltanto ai loro interessi, pensano al loro benestare, pensano a quante tasse ci devono ancora mettere, una tassa sullo zucchero, la flat tax. Ragazzi, ma stiamo scherzando. La tassa sullo zucchero non si può ascoltare. Sulle merendine. Le merendine. Ragazzi, ma stiamo scoprendo. È una cosa che non si era mai verificata prima d'ora, perché insomma stanno tassando di tutto. Stiamo pagando le accise dal terremoto del 1900 ancora. Non so, se stiamo pagando anche, se vogliamo dire, le guerre che abbiamo fatto in Somalia milioni di anni fa. Vero. È vero, avete studiato questo? Certo, sì. Assolutamente. Che lo Stato italiano ancora sta pagando la guerra della Somalia. Penso un po'. Che futuro. Su questo sicuramente non ci esprimiamo, quindi io personalmente auspico che lo Stato italiano sia protagonista con noi giovani per la nostra crescita, ma soprattutto per lo sviluppo del paese, per lo sviluppo economico. Dillo al futuro presidente della Regione Calabria, digli queste cose. Al futuro presidente della Regione Calabria sicuramente... Guardalo in faccia. No, magari, gli auguro che possa sostenere in tutto e per tutto noi giovani, perché noi siamo il futuro di questa regione e su di noi deve puntare, perché se noi andiamo a puntare su istituzioni, su personaggi che sono già arretrati, no? Dobbiamo puntare su di noi, noi siamo il futuro, noi possiamo garantire il massimo per questa regione. Purtroppo... È così, è vero, è quello che ho sempre detto in questa trasmissione. Loro sono il futuro della città, il futuro della regione, il futuro dell'Italia. I giovani, puntiamo su di loro perché è importante. Però bisogna fare come Di Maio, che prima prende il potere di un partito, di un movimento e poi abbandona. No? Assolutamente allora, no. La politica è soggettiva, c'è chi destra e c'è chi di sinistra, nessuno è giusto e nessuno è sbagliato. Però sicuramente si deve puntare al bene comune. Esatto, puntare al bene comune. La politica deve essere una sola ma di tutti. Per gli interessi di tutti, dal più basso al più alto, alla più alta classe sociale. E soprattutto puntiamo sui giovani. Puntiamo sui giovani, ma le ripeto, il bene è comune, indipendentemente da destra o sinistra. Il bene deve essere comune, se vince la destra o vince la sinistra, a noi non importa. Anto, tu lo sai, quando eri piccolino l'Italia era la seconda potenza mondiale economica. No, io so che il Regno delle Due Sicilie era una delle potenze mondiali, i Borboni di Sicilia, Napoli era la seconda città dopo Parigi, noi ci siamo fatti prendere la prima. La prima ferrovia è stata costruita in Italia, a Napoli Portici. È preparato Antonio, va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie Antonio. Auspico il meglio. Auspico il meglio. Grazie Lea, grazie Antonio. Prendete esempio da loro, prendete spunto dalle parole di questi ragazzi, di questi giovani, perché è quello che vogliono. Un po' di aiuto, un po' più di importanza a questi ragazzi, a questi giovani.
Guarda i giovani d'oggi, facciamoli vedere un attimino, no, lo facciamo vedere meglio. Grazie una volta. Grazie, grazie. Bene, a questo punto noi entriamo adesso in quel che... No, aspetta che prima di entrare... Andiamo un attimino, dai, che dobbiamo far vedere. Sì, ti mando io su internet, sì. Ma su chi è? Sì, STV, STV, ST Television, tutte le TV calabrese. Non ti, non ti preoccupare, vieni con me, Cristian, facciamo tutto in diretta perché è una cosa che questa mi piace. Mi piace fare, mi piace fare, mi piace fare questa cosa. La nostra amica Luisa, ciao Luisa, non ci ho riuscita. Guardate il nostro. sembra l'angelo, sembra che sta. Stia onestamente poi, come dire, pregando che andrà tutto bene, Giovanni, con i nostri colleghi. Insomma, anche quest'anno andiamo un attimino a raccontare quel che succede a Sanremo. Auguri per l'auto. Sempre il numero uno. Grazie, grazie, auguri per l'auto anche a lui. Bene, a questo punto, come dicevamo prima, salutiamo ovviamente tutti i ragazzi che in questo momento ci hanno dato la possibilità di sentire il parere di questi ragazzi, e non per tutti è di lì col futuro, no? L'avete notato anche voi. Noi adesso entriamo nel pastificio Piano Lupino di Lamezia Terme, dove andiamo a incontrare il giovane Pasquale. Lui era piccolino quando ha cominciato questa attività, e ci facciamo raccontare quello che ha fatto, come ha cominciato e qual è, come stanno andando le cose. Quindi a questo punto entriamo e, come dico sempre, andiamo! Bene, allora, naturalmente, da un piccolo imprenditore, poi grande anche nella sua storia, pastificio Piano Lupino di Lamezia Terme. Lui, ovviamente, trovate questa pasta nei vari supermercati della nostra città, ma non solo, anche nei piccoli alimentari, perché insomma tutti coloro che vogliono mangiare in modo nostrano basta assaggiare pastificio Piano Lupino, perché è una pasta che non scotta. Assolutamente non scuoce, perché abbiamo un livello di proteine elevatissimo, parliamo del 13%, praticamente è un livello abbastanza importante, che addirittura per un pacchero occorrono 15 minuti di cottura. Addirittura. Addirittura. Per un formato come questo ce ne vogliono in questo caso 8. E parliamo di prodotti che rimangono comunque sempre al dente. Certamente. Quindi lui vi dà anche un consiglio: se su una confezione di pasta, non facciamo nomi, c'è scritto pronta in 4 minuti, significa? Significa che è un prodotto con poche proteine. Grazie Pasquale, grazie davvero, grazie in bocca al lupo per la tua attività, davvero il fiore all'occhiello della nostra città. Spero che diventi davvero il più grande. Bisogna industriale. Bisogna essere orgogliosi di comprare prodotti che vengono a due passi dalla propria abitazione. Vabbè, io compro la tua, Pasquale. Questo è importante, è importante perché così possiamo reinvestire la pubblicità. A casa, pasta Piano Lupino e vai sul sicuro. Vero. Anche perché sti americani che sono... No, ma quello americano. Cioè, siamo tutti italiani e... Quello che facciamo qua è invidiato in tutto il mondo quando si parla di prodotti italiani, e adesso c'è anche un exploit del calabrese in particolare, tanto di cappello, cioè non ce n'è per nessuno. Riusciamo a fare delle produzioni di un livello talmente importante, talmente di alta qualità, che non c'è veramente concorrenza per quanto riguarda il grado di... La bontà, diciamo. La bontà di... che del prodotto rispetto alle altre produzioni. Certamente, cioè, siamo più alla grande rispetto a qualsiasi altra. Fondamentale, ragazzi, ho detto una cosa bellissima, anche perché quando vado al nord insieme alla nostra TV, a volte ci troviamo con Cristian in altri posti, insomma, siamo stati anche per quanto riguarda queste elezioni, e bisogna dire che amano tantissimo i prodotti calabresi. Assolutamente. Luglia, soppressata. Assolutamente. Quando io vedo, ormai su Instagram siamo aperti al mondo, no? Quindi vediamo che praticamente chi sta dall'altra parte del mondo invia la foto della confezione. L'ho trovata in Canada, me l'hanno portata a Lugano, sono veritieri. Me l'hanno comprata in Germania. Ecco, sono praticamente, devi capire che le esportazioni calabresi stanno crescendo e cresceranno sempre di più. Quindi chi vuole mettersi in questo è il momento giusto per fare l'esportatore di prodotti locali. Chi sta producendo oggi in Calabria è richiesto in tutto il mondo, con i canali giusti, chiaramente quelli sicuri dove ci sono le garanzie di pagamento. Chiaramente si può arrivare dovunque nel mondo, perché qualsiasi cosa che è italiana e soprattutto calabrese è richiesta e consumata alla grande. Ragazzi,
Queste sono parole dettate da un piccolo imprenditore, piccolo d'età, intendiamoci, perché poi è grande anche nel suo esercizio. Quindi non vi perdete d'animo, datevi da fare, perché come ci è riuscito il nostro Pasquale Vescio, ci potete riuscire anche voi. Grazie Pasquale. Grazie a te, grazie, sono veramente felicissimo che siete venuti. Grazie. Io non posso mai dimenticare la tua voce, sono cresciuto con Radio Studio 90, scusate. Grande Pasquale, davvero. Bene, io sono orgoglioso di aver pubblicizzato il pastificio Piano Lupino, l'appuntamento si conclude qua, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie al nostro Cristian Paraia, grazie a tutta l'equipe naturalmente della nostra televisione, ma grazie soprattutto a Pasquale Vescio e al pastificio Piano Lupino che oggi ci ha dato la possibilità di andare in onda. Grazie ancora una volta Pasquale. Ciao ragazzi, grazie, ci vediamo.